Salve ragazzi, qui del 38 come va? Che si dice? Sapete dove siamo? L'avete visto? Avete visto? No? Bene, siamo su The Last of Us parte 1 con il nuovo microfono. Ragazzi, da quanto tempo che non giochiamo a The Last of Us parte 1? Allora, sono rimasto molto indietro, onesto, onesto, ho fatto solo due parti, questa dovrebbe essere la terza registrazione, o era la quarta? Boh. Beh, detto questo, ragazzi, è da un pezzo che non gioco, quindi fantastico. Posso dire che non vedevo l'ora? E non solo, col nuovo microfono, anzi, con le cuffie praticamente del PC, praticamente si sente molto meglio l'audio del gioco. Sì, perché ho scoperto che le care cuffie che ho io, che so per PlayStation 4, ho scoperto che non sono idonee per la PlayStation 5. E per questo ho serio problema. Di sentire l'audio e tutto il resto, sono state già là voi, mizzica. Allora, il bello di questa cosa è che possiamo vederlo in 4K, possiamo vedere la risoluzione massima ignorante del gioco e l'audio del gioco bene, anche se devo essere sincero. Non avevo visto che. Aspetta. Ma lo mette sfocato. Bello. Comunque, dicevo. Com'è per caricare? Scusi. Ecco. Ho sbagliato. Scusate, non volevo. Allora, fammi indovinare, dobbiamo usare questo per spostarci. Fammi vedere se c'era qualcosa qui. Sì, c'è qualcosa lì. Uno morto. Prendiamo prima il foglio. Allora. Pattugliare l'area del Redence virus, assicurarsi. Ok. Ah, ok, ecco com'era. Guarda qui. Sì. Prendiamo cose, munizioni, tanta roba. C'è il simbolo delle luci sul suo braccio. E se arriviamo laggiù e sono tutti morti? Non lo sono. Come fai a saperlo? Lo so e basta. Ok. Il bello di Ascolta. questo gioco. Il bello. Ah, ecco. Dobbiamo andare lì sopra, mo ricordavo. Qui non si può andare da nessuna parte, ne dubito fortemente. Ah, sì. Non mi ricordo molti tasti, ragazzi. Quindi se giocherò male è tutto normale. Sappiatelo. E parentesi. Sì, vabbè, figurati se. Su Ecco. e di là. Hanno migliorato l'intelligenza artificiale di sti due, sapete che non me lo ricordo. Ecco, ci siamo. Ah, Ci siamo ok. quasi, Tess. Sì, che poi trovano tutti i cadaveri, tutta gente morta e poi ci assale l'esercito. Sì, tutto normale, me lo ricordo. Vabbè, ma il gioco me lo ricordo, ragazzi. A proposito, ovviamente noi facciamo un giro di perlustrazione perché al di là che hanno rinnovato la grafica del prodotto, c'è pure da dire che hanno messo dei nuovi easter egg, nuove cose, quindi si deve stare un po' appresso a guardare Per la cronaca, non so nuotare. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi. tutto. Giusto, lei non sa nuotare. Sono felice che Marlene ti abbia ingaggiati. Che intendi? So che verrete pagati per questo, ma comunque vorrei lo stesso ringraziarti. Sì, certo. Ah, vedi cosa. Ok, no, stavo leggendo cosa. Sì, andiamo avanti. Madonna, mi hanno proprio abbandonato. Andiamo. Oh, guarda che bello il movimento dell'acqua. Allora. Stavo un attimo guardando, ragazzi. Sì, noi perlustreremo sempre tutto, guarderemo. Anche se abbiamo già giocato a sto gioco, abbiamo fatto la remastered, lo ricordate? Ah, volevo fare di 2 ore ogni gioco, ogni partita vorrei fare di ogni 2 ore, però ho cambiato idea, faremo di ogni 50 minuti. Tanto adesso con la PS5 queste cose le posso fare, quindi ok. Andiamo in luoghi per vedere se scambiamo qualcosa. E infatti ho trovato. Oh! Questo non l'avevo trovato nell'originale! Cioè, nel remastered, gira.
Melina Davis Davidson. Ragazzi, guarda che ce ne vuole per trovare tutte sti cosi, eh. Ci stanno alcuni dentro gli alberi. Va là a sgamare però, eh. Ecco, se vado di qua vediamo se cosa sgamo. Sì, io che dovremmo salire, lo so. Ma noi perlusteremo stesso, è che siamo delle teste di cavolo. Niente interessante? Strano. Comunque, Eli, ti comprerò un gonfiabile. Tanto per quanti ne ho a casa, te li posso comprare. Te li posso prestare tanti. Allora. Ah, sono ancora bagnati. Vedete, i pantaloni sono ancora bagnati, figo. Mo vediamo intelligenza artificiale. Qua mi ricordo che mi hanno fatto bestemmiare in aramaico un po', eh. Non sono molto bravo con lo stealth. Ho visto che molta gente è pure aggressiva. Qua ci sono dei gameplay che ho visto gente che va ad ammazzare gli avversari come una bellezza. Vabbè. Ah, le nuove dinamiche di combattimento comunque le hanno introdotte qui, eh. Le hanno migliorate alcune cose. Bene, mo' ovviamente cambierà tutta la cinematica. Quindi ora vediamo un po'. Ecco qui. No. No, no. E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess? Magari c'è. Avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo Fino a arrivare? dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa, siamo persone di merda, Joel, è da molto No, tempo siamo ormai. sopravvissuti! Stavolta possiamo. È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Di che cavolo stai. No, no! È stata morsa, dai. È infetta. Joy. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Comunque sì, l'hanno rifatto proprio. Oh. Ops, giusto. Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove No, andare. no, no, quella era la tua crociata. E io non la porterò Sì, avanti. lo farai, senti. Dovrai pur sentire degli obblighi nei miei confronti. Questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Sono qui. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascia sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela. No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. È la mia impressione, ma nella versione della remaster, quindi l'originale, aveva puntato la pistola contro Joel per cacciarlo. Sì, l'hanno più semplificato. Però aveva puntato la pistola addosso, era più aggressiva. Basta! Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Pure se si vedeva, no? Si vedrà dopo. Allora, facciate una pausa. Punto 1, ragazzi. La scena me la ricordavo più cattivuccia nella Remastered. Qua l'hanno un po' più semplificata perché lei era più nel panico e non cercava di far capire.
Qua la faccia era molto più tranquilla rispetto alla versione Remastered, posso essere sincero. Posso dire anche un'altra cosuccia, che il fatto del morso e tutto il resto, lei era proprio agitatissima per dire: guarda, Joey, questo è vero, però dico una cosa, Joey non voleva che sta accompagnare a sta scema, e invece la deve accompagnare perché la storia deve andare così. E poi fa la stronzata che ammazza le luci e peggiora tutto, beh, tutto normale. Andiamo. Allora, prendiamo le robe. Ah, giusto, tasti sbagliati. Non so più abituato, ragazzi. Ah. No, aspetta. Posso? Eh no, posso creare questo. Molto meglio. Andiamo di sopra. Da lì forse potremo uscire. No, no, non fucile. Ok. Qua c'era un cretino. Qua mi ricordo. Inizia a camminare un po' così, ragazzi, che mi ricordo che. Bersaglio neutralizzato. Ha eliminato due dei miei uomini. Ricevuto. Tu abbatti la porta. Tu con me. Signor Sì. Saranno quelli che aspettano. Dobbiamo muoverci. Ok, qualcun altro? Oh, e mori. Ok, stai tranquillo, d'accordo? Con calma. Tanto lo so che purtroppo devi. No, 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 ti prego. No. Ma io sapevo, tanto io sapevo che questo stronzo mi avrebbe ammazzato. Purtroppo, perché il gioco vuole questo. E ora possiamo riscendere e vedere che è successo. Possiamo vedere la morte di lei? Sì. Sono stato un po' stronzo, l'avete notato? Sì. Sì. Vabbè, ha fatto una brutta morte lei, eh? Bene, andiamo. Che fa? Ma dobbiamo salire, giusto? Ah, ma c'è anche dall'altra parte. Minchia, sapete che non avevo notato che c'era dall'altra parte? Ah, Ellie, sei qui, ok. È giusto, non si può andare. Ok, come non detto, ritiro tutto. C'è Posanna. Comunque sono stato cattivissimo prima, eh. Sono stato veramente cattivo. No, non c'è più nessuno. No, ho fatto una strage. Però credo che ci saranno altri, che mi ricordo che c'era un cecchino, c'era. Madonna, sto poveraccio è l'unico che era sopravvissuto. Cioè, fra tutti quanti. Vedete che non posso prendere munizioni? Questo che mi dà fastidio. Ah, posso correre? Ogni tanto mi scordo che posso correre. Ok. Ora, meglio stare allerta perché qua mi ricordo che.
No, sì. È un solo, eccoli qua, che c'era qualcosina. No. Se io sto gironzolando, ragazzi. Vedete? Servono. Ecco quell'arma da cecchino, ragazzi. Sì, perché per logica del gioco quelli mi avrebbero seguito alle spalle, capito? Per averli fatti fuori sono stato abbastanza bravo a fare sta cosuccia. Ah, mo' inizia ad avere armi ignoranti. Peccato che questo è utile fino a un certo punto, perché non siamo fortissimi in questo. Quindi vedrò di essere forte. Provo io. Guarda, tutte e tre là. No, sono in quattro. Mi muovo! Sono un po' cattivo, eh? Ma mi sono un po' stancato di essere fregato così facilmente da tutti. Ah no, infatti ce n'è ancora uno. Minchia, l'ho preso. No. Oh. E vabbè, però non lo caricare quando spunto. Ma cosa ho preso? Mamma mia. Affanculo, ma mi sono stancato. L'ultimo volo me l'ha fatto perdere, mi ha fatto penare. È lì forza. Lì forza. Carica, per favore. Cioè, le munizioni non le posso pre... Madonna, giuro che lo farò facile la prossima volta. No, veramente è fastidioso che non puoi... No, però mi serve ancora questo per ora. No, comunque ho fatto una strage, ok. Stai con me, forza. Beh, lei... Oh, quando sta camminando così vuol dire che è tutto tranquillo. Sono scemo io che gironzolo inutilmente. Ah, è la porta che è qua, ok. Ok, no, ho sentito qualcosa. Ah, fa tutto il giro inutile praticamente, ok. Come non detto. Minchia, questo l'ho sparato malissimo. Ah, grazie, finalmente qualcosa. Alla buona anima.
L'ambientazione mi sono sempre piaciuto, non c'è niente da fare. No, è sempre bello graficamente parlando, non c'è niente da fare. Cos'è? Oh, finalmente, cioè, inutile però. Però almeno un'arma. A corpo a corpo. Che facciamo? Joel, come usciamo da qui? Tranquillo. Dobbiamo passare dal salone. Sta giù. Non so quanti altri ce ne siano. È un bel po'. Ma ricordo quest'area. Com'era per mirare, cavolo? Cavolo, veramente, non si vede proprio che faccio schifo con lo sparare. Affanculo. Prossimo, poi. Guarda come vuole arrivare lì. Aia. Però perché devo sparare sempre alzato? A me dà fastidio questa cosa dell'alzato. Ti ho sparato alla gamba, stronzetto. Ti rispara la gamba, che ne dici? E poi la testa. Bravo, poi. Oh, grazie. Però quando spara, a me dà fastidio che non rimane in ginocchio. Questa è la cosa che mi dà fastidio. Guarda come vuole cercarmi di aggirarmi. Non ti preoccupare. Sai quanti ci sono come lui qui? Non dire merda. È una brutta parolaccia. Non ti hanno mai insegnato i tuoi genitori che non si usa, non si dico parolacce? Cavolo. Non lo vedo. Tu hai qualcosa? Negativo. Negativo. Fai solo un errore. Hanno un'intelligenza artificiale che è il genio del male in questo. Ah, vedi, stanno più lontano quell'imbecille, ok. Ah, eccolo, vedi? Ti aspettavo. Tenetelo occupato. Te non l'ho occupato. Di nuovo? Ok. Ti ho sprecato munizioni, lo so. Pure tu però, eh? Oh, grazie. Dopo essere finito, sai? No? Ellie è ancora a ginocchio, vuol dire che c'è qualcun altro.
No. Per il momento non c'è più nessuno. Esploriamo. Oh, cura. Non volevo la cura, però, eh. Ok. Caricate le munizioni. Ah, grazie. Finalmente qualcosa che mi piace a me. Vado pazzo per queste cose. Comunque li ho massacrati tutti. Però peccato che le munizioni proprio voi inesistenti in sto gioco. È alla faccia che deve essere un gioco dove tu devi costruire armamenti. Però almeno dammeli per favore i materiali per costruire. No, mamma mia. È sempre stato un difetto del gioco, secondo me. È sempre stato. E non trovate la scusa, no, perché devi saper giocare e sfruttare al massimo. Ma per favore, levate dal campo. C'è una cosa lì in mezzo, o sbaglio? Ah no, ok. Andiamo qui? Andiamo qui. Stai giù. Ah, oddio, mi ricordo il posto. Lì sotto me lo ricordo, però andiamo lato dritto prima di... Lì sotto è pericoloso, mo ci andiamo. Sì, però se mi metti un'aria così, ovvio che penso che mi devo trovare qualcosa, te pare? Atlas. Vabbè, andiamo qua. Speriamo di farcela, di non farci ammazzare, però. Ora mi ricordo il percorso. Marona, mi sono spaventato, raga. Solo un secondo, ragazzi. Doveva succedere. Allora, situazione. Ma mi stai prendendo per il... Il tunnel è libero. Nessun segno dei bersagli. Roger, restate dove siete e attendete istruzioni. Ricevuto. Che posto di merda. Vediamo un po'. Oh, porca troia. È caduto in panico. Ora vediamo dove va. Sì.
Ok. Ecco come funziona. Ti assicuro che la prima volta che feci questa cosa persi molto tempo. Ok, credo che da qui non puoi andare da nessuna parte tranne che qua. Ok, tutta quest'area credo che... Non mi ricordo se qui c'era qualcosa, lo sapete? Oh, c'è! Pillola! Pillola va giù, pillola va giù, pillola va giù. La smetto, la smetto. Ma noi possiamo andare per di là, però potremmo anche andare per di qua, secondo me. Aspetta, mi sono perso. Ah, no. Ah, era un vico cieco, però. Vabbè, allora dobbiamo andare per forza di qua. Ok. Però qua allora mi ricordo che c'era. Ok. Ah, ok, ma ho ricordo tutto sto percorso. Tu non puoi, non sai nuotare. Infatti, se non sbaglio, dopo impara a nuotare più avanti, finalmente, nella seconda. Ok, lo volevo vedere. Ciao Nerina, proprio ora di rompere anche tu le scatole oggi? Oh, comunque ragazzi con The Last of Us posso dire che ho una sottospecie di punizione o non lo so, una sottospecie di maledizione. Ogni volta che devo registrare The Last of Us o mi chiamano o io non lo so. Nerina, mo non mi devi scocciare però, con tutto il tempo. Oddio, sei là tu. Con tutti i rumori che c'erano qua mi sono sempre spensato anche nella versione remastered. Infatti. No, Nerina! Fuori! Eh no, e che cavolo! L'avevo capito, però che cavolo. Allora, qua persi molto tempo a capire cosa dovevo fare. Ma in realtà non c'è molto da capire. Appunto. Allora. Ah, tu sei là, Ellie. Ok. Sto bene. Ah, ma ho ricordo quel tizio, aspetta, ma andiamo lì, andiamo. Che ante una torcia ti sei preso. Qui, amico, che trovai gli appunti per lo stalker. Franca, ok.
Vabbè, vale a ricordare tutta questa cosa che avevo. Io avevo letto tutti quelli precedenti. No, tranquillo. No, cavolo. Oh. È vero, c'è tutto sto percorso qui. Stavo per rischiare. Vabbè, non me lo ricordavo bene il percorso, raga. Sì, ho tolto materiale, dovresti essere contento. Niente, là sotto. È un vicolo cieco. Ok. C'è una scala. Forse possiamo usare quella. Dovremmo usare. Eccolo qui. Ma prima di toccare, volevo vedere se c'era un'altra cosa in zona. No, è bellissimo che tu ti muovi e poi all'inquadratura della telecamera. Ma to bellissimo. Vabbè, saliamo, saliamo. Prendi. Ora sali da sopra e poi prendi la scala, ok? Tu ricordi come si fa, signorina? Tranquilla, tanto ti tengo io. Adesso però prendi quella cacchia e scala. Ellie? Brava. Che cazzo? Cosa è appena successo? Che cacchio è successo? Bellissimo. Allora, vediamo un po'. Ok. 4K. Non mi ricordo dov'era tutta quella cosa dei delle invasioni. No, già l'abbiamo fatto. Non mi ricordo. Ah, ok, perché qua non lo possiamo fare, dobbiamo fare tutto il giro, ok. Ah, ok. Ah, aspetta. Oh, no. Mi ricordo. No, non è come penso io, è un altro. Ah no, ok. Ok, ho sbagliato io. Sto. Mi ricordavo un'altra cosa, no, no, niente. Alza cinematica, ah, è vero. Sì, ok, ho capito. Ok, no, niente, non ci fate caso. È che sto cercando di ricordare il percorso. Riguardo a Tess, non so nemmeno cos'è. Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo, non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza, vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene.
C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. Ok. Qua passa il tempo. Infatti ora, ragazzi. Sì, faremo prima da questa parte. Si incontrò con Billy. Sì. Ah, questo è sceso. Cosa? Niente, solo che non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì. Non ho mai camminato in un bosco. È figo. È passato tempo, perché non ti dice? Mi riporti da Marlene? Se fosse stata in grado, non ti avrebbe lasciato con noi. Magari ora sta meglio. Non vorrei deluderti, ma i tuoi amici non hanno mai avuto molte speranze di sopravvivere. È più forte di quel che pensi. Non importa. Dubito potrebbe riportarci in città tutti interi. Fidati. Vorrei anch'io che ci fosse un'altra soluzione. C'è un coniglio là, mi ricordo tutte le scene. Pianta, eccola la famosa pianta che stavo cercando. Drogati. Ci dovrebbe stare il coniglietto. Eccolo là. Pum. Ciao, piccolo. Ecco, infatti, sapete la citazione. Poi passa qualcosa e lei si spaventa. O comunque rimane, wow, sorpresa. Sì, che lei non ha mai visto questo. Guarda che percorso, che carino. Non mi ricordo. Oh. Wow, senti, vedo materiali. Meglio. Andiamo per di qua, ragazzi. Poi si sale. Ah, giusto, vuole fare. Ok. No, ci speravo un po'. Vabbè. Coniglietto, guarda come corre il coniglietto. Ora dobbiamo salire per forza per di qua. Dove sei? Eccoti. Mo ci spaventa, guarda. Guarda. Anzi, prima dobbiamo andare qua. Merda. Dobbiamo scalare. No, non da questa parte almeno. Dobbiamo girarla. Vieni, Ellie. Guarda. 3, 2, 1. No, non lo fa. Ero sicurissimo, mi ricordavo che facesse una scena. L'avevo persa. Eh no, c'è una scena che lei... Aspetta. Me lo ricordo. Che, me l'avete tolto? Si è incantata da solo, che è successo? Vai un attimo di qua, seguimi. Ellie? Vieni. Mi ricordo, allora, nel remastered faceva tutta una interazione. Che infatti mi spaventai. E questa?
Sì, beh, mi serve, sì, teoricamente mi serve. Però non per qua. Lo devo appoggiare da un lato qui, per poi prenderlo e appoggiarlo dall'altra parte. Eccolo qua, preso. Togliete. Ho trovato una cosa bella. No, smettila, Maronna. Oh, avevo l'arma. C'era l'arma. Posso piare sta cazzo di arma? Vedi? Grazie. Oh, questa è un'arma, guarda quanto è bello. Oh, grazie. Beh, non posso fare nulla, però ce l'ho adesso, tieni. Punta a picchiare. Sei tu, Bill? Dove vi incontrate? In diversi posti. Sei mai stato qui, è vero? So che vive qui. No, non c'era mai stato di persona. E quel fumo può essere lui? Meglio che sia così. Beh, andiamo a controllare allora. Andiamo. A caso, non ci pensavo. Qua ci sta qualche infetto qua di là. E c'era uno poi che mi faceva il jumpscare. Ah sì, stiamo risalendo, errore mio. Scendiamo. Qua giù. Sta attento. Eccola. Guarda dove era nascosto quello stronzo, mo ricordo infatti. Mi spaventò per la prima volta. Cos'è quello? Cazzo, non l'avevo capito che era una. Vaffanculo però, dai! Mizzica, che cavolo! 3 volte, 3 volte. Sì, il jumpscare me lo ricordavo bene comunque. Ok, ora sì che sono contento, perché ero solo loro. E quindi possiamo anche rientrare da qua. Qui dentro.
Ah, qui dentro, eravamo già entrati. Però. Però stiamo attenti perché. Oh, grande. Ok. Oh, grande. Non credo che. Ah, oddio. Così a caso? Lì a caso di nuovo. Lì a caso a nuovo. Ah, comunque sono stupido, non sto potenziando niente. Quanto ho di... Ah, 35. Miglioriamo questo. Eh sì, vedete? Lo Stalker, vedete com'è meglio adesso il design. Oh, grazie. No. Io mi ricordo che una volta ci passai davanti a uno di questi e l'avevo ammazzato senza sapere che era un clicker. Ah, devo fare per forza l'altra parte, ragazzi. Ovvero devo dargli la spinta per forza. Non mi ricordavo che dovevo fare solo questo. Ecco qui. Strata dall'altro lato. Aiutami a salire. Non mi pare una buona idea. Non posso certo sollevarti. Come l'apriamo? Ok, se mi dai la possibilità di farlo. Ah, ecco. Dammi il piede. Ok, apri e basta, nient'altro. Certo. Attenta. Vediamo. Bel lavoro. Scusate ragazzi, sono atto Diciamo che concentrato. prendiamo questa macchina dal tuo amico. E poi? Beh, poi andiamo da Tommy. Narlin dice che è tuo fratello. E soprattutto faceva parte delle luci. Lui avrebbe saputo dove portarti. Ok. Vive lontano da qui, ci serve un'auto. Ragazzi, questo non c'era nell'uno. Maestro Jedi. Evacuazione obbligatoria. Ma verso dove? Dove secondo te? Zona di quarantena. Vedi, alcuni posti hanno avuto un preavviso prima dell'infezione. La maggior parte no, però. Cavolo, deve essere arduo lasciarsi tutto alle spalle. Non è la parte ardua. Sto pensando, scusate, ragazzi. Ma non c'era nel... Ma nel 17, 10, 13? Può essere 17, 10, 13? Può essere? Com'era? Ah no, 10, 17, 13. 10, 17, 13, ho sbagliato io. Ah, 10 possibile, 17, 13. Però non c'era questo nell'1. Esatto, infatti. Non c'era questo nell'1.
10, 17, 13 e 17, 10. 17, 10, cavolo. Mizzica, che bastardata. 17, 10, 13. Ci ho sperato. È inaspettato. Non c'era questo nel... Non c'era questo nell'originale. Qualcosa mi puzza. Fatemi vedere. Può essere che sta nella casa. L'indizio è nella casa, sicuro. Sì, è nella casa. Lollo. Ragazzi, mi è strano che c'è una cassaforte. Ragazzi, non c'era una cassaforte nell'uno. Correggetemi se sbaglio. Ah, vedi, era per evitare la... Vedete, perché il coso sta lì, quindi è volontario fare una cosa del genere. No, c'è qualcosa che mi sfugge. No, ragazzi, ora mi sono incappato del coso là. No, ora mi sono incappato. È lì? Non ci ha seguito manco, figurati. Ciao Ellie, vediamo un attimo qua se c'è qualcosa di interessante. Ehi, guarda. Gnomi. Sì, sono degli gnomi. Sai, avevo un libro dove ce n'erano un sacco. Li ho sempre trovati così teneri. Ma niente fate, quelle mi fanno paura. Ah, già. Sì. Prendiamo la trocca. Volevo dire cosa. Oh, grande. Meglio. Ok. L'unica cosa, ragazzi, no, veramente. Quello scrigno, quel forziere, scusatemi, ma... Perché che roba? Ah, sì. Ci hai già giocato? No. Ma a
Avevo un amico che sapeva tutto di questo gioco. A quanto pare c'era un personaggio chiamato Angel Knives che... Com'era? Ti faceva un buco nello stomaco prima di staccarti la testa a calci. Beh, non sono mai stato un fan di questo genere di cose. Vorrei poterci giocare. Jay, tu sei noioso. No, io sto cercando di capire. Sì, no, perché se vado di là, ragazzi, vado per le luci. Cioè, so perfettamente dove vado se vado per di qua. Solo che... Ah, è vero, queste sono scordate qua. Però è strano che non ho... È stranissimo, ragazzi, che non trovo nulla dedicato a Best Pizza. Wow, valutazione A pure. Buono. No, ragazzi, io devo capire come aprire quello scrigno. Proprio con 10, 17, 13, però l'abbiamo già fatto e non ha funzionato. Ed è sbagliato. Allora... No, è troppo strano. Ragazzi, come faccio a sbloccare questo coso? No, ma non mi sembra di avere... Scusi. No. No, infatti. Devo trovare un documento che mi darà i risultati di questa cassaforte, ragazzi. Valla a trovare. Tanto dobbiamo salire lì sopra. No. Sì, un attimo che sto riflettendo, ragazzi. Inizia il casino, allora. No, è quella cassaforte che mi sta un attimo triggerando, scusatemi. Ho paura di andare troppo avanti e... Usare un eufemismo. Ma chi è quel tizio? Beh, mi ricordo, mi fregò questa cosa. In città. Sa come trovare roba. Speriamo di non saltare in aria cercandolo. Guarda solo dove cammini, andrà tutto bene. Per mia fortuna me lo ricordo, anche se il jumpscare comunque l'ho avuto lo stesso. Vedete se c'è il triangolino. Sì, forse c'è il triangolino fra poco.
No, strano, pensavo di sì. Foglio. No. Scarafaggi. Finalmente il Piero, sono sol. piuttosto triste. Cosa? Tutta questa musica abbandonata. Non c'è nessuno per ascoltarla. Non lo so, non mi sembra giusto. Beh. Oh, però la battuta l'ha fatto, dai. Però avevo visto che c'era. Ah, magari. No, no, vabbè. Sconto, ok. No, ragazzi, mi sono un attimo incappato a capire. No, non è possibile, ragazzi, che quello scrigno non si può aprire, quel forziere, raga. Non può essere. Riproviamo con il 10, scusatemi. 17, 13. Niente, raga, allora che cacchio me lo mettete a fare? Proviamo con un 13, 17, 10? No. L'altro che era 13. No, sì, lo sto facendo al contrario, ragazzi. 10-17. Sì, sto un po' improvvisando. No, ok, va bene, ragazzi, non lo so. Ragazzi, questo lo lasceremo qui e sti cavoli. Eh no, perché boh, alzo le mani. Se qualcuno sa il trucchetto, ben venga. Io non lo so, quindi ciao. Sì, quella è opera di Bill. Per quanto ne so, solo lui. Cinque, diciassette, ventuno. No, non ci credo. Eccolo qua dove. 05, 17, 21. Eccolo. Perché io stavo impazzito. Ho detto, come faccio ad aprire quella cassaforte? Però è interessante. Quindi vuol dire che c'era nell'uno? Quindi se c'era nell'uno vuol dire che io non l'ho mai aperto e che non lo sapevo. Ma non ho mai notato la scritta della. Wow, veramente fattibile. Perché ho paura che puzza di trappola sto coso? Per Bob! Mi è piaciuto per Bob. Ho paura. 17-21. Ci proviamo? Ora pigliamo male a quel posto. Ok. Ho paura, ragazzi. Vediamo un po'. Mo ci trolla. Mo ci trolla. Ah no, sul serio? Billy, grazie. Wow, Billy, non dovevi.
Grazie Billy, ti voglio bene. Non ti considero più pazzo o psicopatico, più o meno. No, perché veramente stavo un attimo impazzendo che non capivo. Ok, qua siamo già andati, la passiamo per di qua. Una volta nella remaster l'avevo pigliato in pieno. Vedi quel cavo? Stai al di sotto, ok? Tieni la testa bassa. D'accordo. Passa. E ci conviene. Ah, arche e frecce. Guarda che cosa c'è qui. Cavolo, Bill sa usare l'arco. Immagino di sì. Ci conviene stare attenti con i cavi, con le cose da esplodere, raga, perché. Possiamo attraversare con questa. Ah, io madonna che cretinata, io me lo ricordo nella remastered feci un casino qui. Perché non capivo dove andare. Cioè, allora, capivo, ma essendo che a volte sono stupido. Ora vedrete. Lascia questo tipo di cose a me. Potremmo avere armi entrambi, coprirci a vicenda. Non credo. Ah, ok. Allora. Non c'è nulla qui. Sì, guarda Ecco, che questa ci sarà utile. io impazzì come un cretino. Ora vedrete perché. Io rimasi come uno stupido a capire come potevo attraversare quella parte. Tutto Impazzì ok, come. Sally? D'accordo. E poi invece era la cosa più stupida da fare che era questa. Mamma mia, ragazzi, me lo ricordo ancora come fosse ieri. Perché quando una volta è stupido. E io a volte di stupidità a volte raggiungo livelli apici altissimi. Ah, hai capito? Merda. Non mi ricordo se quello era una. Ora ascolta. Bill non è esattamente la persona più stabile che ci sia. Perciò, quando arriveremo là, lascia parlare me. Hai capito? Ho capito. Questa cosa deve essere molto chiara. Lui non ama gli estranei. D'accordo. Bill è un bravo uomo, ha solo bisogno di un po' di tempo per imparare a conoscerti. Piano, non scende così perché mi ricordo che c'era un cretino. Ok, domanda. Ma ha fatto fuori una. Ok. Cavolo, io mi ricordo che ce n'era uno che mi fece. Fessa alla grande. O sono io che mo ricordo male. Ma mi ricordo uno che mi attaccò alle spalle di lato quando scensi. No. Strano. Poi io mi ricordo così.
Ah, ok, state attenti. Ellie? So dove dobbiamo andare da... Allora, quello lo abbiamo lasciato, ma quello no, cazzo, questo non lo possiamo fare. Stai indietro. Ok. Sono stu quantamila schifosa 80, eh. Non è bello. Quel suono li attirerà come mosche. Guarda avanti. Che palle. Oh, scusami. Andiamo. Oddio, che cacchio è? Ma l'hai visto anche io? Che cacchio? Cos'è? Ma cos'è? C'è un problema di illuminazione. No. Ma cos'è? Ma c'è un problema di illuminazione qui, no. Stammi vicina. Guarda, com'è bello che sto caricando. La trappola. La famosa trappola, raga. Delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. È fastidioso questa parte, ragazzi, perché devi sparare al contrario. Taglia la corda e scenderò. Faccio io. Però Mario è una delle bestie. Devo stare sia Ellie che noi stessi. Ah, eccoli là, in arrivo. Merda, arrivano. Vai alla corda. Ellie, come va? Cazzo, quello è uno lì che leva cerca. Quando vuoi, Ellie. Aspetta. Ancora peggio, grazie. Stai bene? Sì.
Puoi farcela! Okay. Altre munizioni! Grazie. Porca puttana! Orso! Non si taglia! Sbrigati! Ehi, da questa parte! Quelli si avvicinano! Oh, Licker! Oh! Ah, eri tu, scusami, stavo sparando. Levati, non t'azzardà proprio. Lol. Non lo vedo. Un secondo. Girati. Vabbè. E mettiti in ginocchio. Oh, oh. Non provocarmi. Stai. Vacci piano. Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un. Basta! Stronzo! Hai finito? Si è finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. È questa? Che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettato. Ti prego, zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene, ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Facci un taglio. Lol. Bene. Ok. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Ok, grazie.
Ok, ragazzi, guarda se c'è qualcosa di utile. Ok, capo. Bene, qui del 38 al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.